preso l'India Alfa 656, si porta al punto Tesa Alfa per la prova motore. Richiama, pronto. Richiamala. Vado da Orta. Allora, con emergenze, piantata con ruota a terra si frena, piantata in volo ma con pista sufficiente si mette giù e si frena, piantata in volo senza pista sufficiente per atterrare, 30 gradi Adige, sopra i 1200 il possible turn e si torna in pista. E basta. Andiamo. Poco motore dovevamo farlo là, comunque. Poco no, motore, il collo. Poco motore, andiamo. Valvola chiusa, giù. Tutto dentro il motore, una volta che è chiuso, per bruciare, lo scopo è bruciare tutto il carburante. Perfetto. E poi si attende, ok. Ok. Pagina, pagina emergenza già impostata. Bravo. A posto. Sì, UFR senza piano, Trento a Aosta, due persone a bordo, autonomia più di 4 ore. E l'intenzione è quella di lasciare al Sierra gli Alfa 656. Copiato, richiama allineato, è pronto. Richiamerà. Perfetto. Monitor no, perché tanto... Charlie Alfa Bravo, bravo, ciao avanti. India Charlie Alfa Bravo, bravo, elicottero, Ghost 2 Charlie Alfa, piazzolita fly, volo scuola, Trento, Padova, Lima, India, Papa, Uniform. UFR senza piano, due a bordo. Rustichelli, spento, spento, attacca. Altimetro va bene. India Alfa 6, 5, 6, 3, 6 libera per la partenza, vento calmo. 3, 6 libera per la partenza, India Alfa 5, 6, decoll. Controlli. India Alfa 5, bravo, bravo. 3, 6, vento calmo. Tutti dentro a posto, per. Chiama pronto. Andiamo. 3, 6, con HMO 0, 1, 8, power, 3 secondi. Bravo, bravo. Set, delta C. Power set, speed alive, both sides, center line, ricevuto dopo, 50, 55, rotate, possiamo riprendere velocità, così, 70, finale 3-6. Prima l'assetto e poi il flap. Togli il flap, cominciamo a ridurre la potenza e a girare con energia. 6-5-6, volo i 2-7, richiama Sierra 1 lasciando. Richiama la Sierra 1 lasciando, vediamo la 6-5-6. C'è l'alto bravo gol, su posizione quota. Raggiungendo a zero in questo momento, 2300 piedi in salita, mantiene se corretto riporto rientro, bravo gol. Corretto, traffico in attraversamento, adesso in braccio di decollo, inbound al 01. Copiato Luca Zanot, bravo gol. 6. Informazioni, in zona 035, buongiorno. 5, America. Alfa 656, traffico Aldeno, Golf 2 Charlie Alfa, 2300 piedi in salita per i 3000. Copiato, magari si tiene centro valle per evitare il traffico di Alfa 656. India 9035, buongiorno, avanti. Buongiorno, India 9035, volo scuola Agostini più Cattani, pronto a rullare con l'Aerio Club Trento per il raccordo Yank. Copiato, 36, vento calmo 109, richiamo pronto per il controllo. 0018, porterò per il contropista, 36 in pista, 9035. Partiamo con un raggio soft. Sì. Pronto per l'allineamento in partenza 3-6, India, Charlie Alfa Bravo. Andiamoci al centro così lo evitiamo. Charlie Alfa Bravo, bravo, traffico Papa 208, adesso per un tocco e va, col traffico in vista il decollo sarà a discrezione, calma di vento. Tocca da dove? Dopo il traffico in pista, decollo, se linea decolla 3-6, India, Charlie Alfa Bravo, bravo.
uscita. Secondo dall'ospedale per il campo, doppio bravo. Doppio bravo, riporta il sottovento destro 36. Cos'è il Capri? Tangolino Fox Alpha, richiama il sottovento. Siamo in sottovento e lì soccorso in vista in Fox Alpha, stiamo virando in controbase a sinistra. Corretto, break, India Charlie Alpha, bravo bravo, ti considero in volo 3-0, traffico in avvicinamento dall'ospedale per il sottovento destro 3-6. 30 India Charlie Alpha, bravo bravo, virerà a sinistra con il traffico aereo in vista e anche con il traffico EMS in vista. È corretto, e poi riporti sul Sierra, è corretto? Riporterà sul Sierra, 2500 piedi, India Charlie Alpha, bravo bravo. Trento Lindy Alfa 656, Sierra 1, 2000 piedi di salita, direzione sud, ci si rivede il pomeriggio. Il traffico del Cabril l'abbiamo visto, Lindy Alfa 56. Copiato, sarà con Padova informazioni 124 decimali 150, ciao. Con Padova 124 decimali 150, ciao. Tanto non la becchi, quindi è inutile. Noi quando arriviamo là... magari mettiamoci una cosa, teniamo Trento fin lì, una volta che giriamo in dentro ci mettiamo la 130 per l'atterraggio e Milano la prepariamo per... sì, c'è tempo per Milano secondo me, sì. Milano la becchiamo dopo, dopo le prime montagne delle seconde, cioè quelle più a ovest del lago di Garda, almeno io finora le beccavo lì. Chiamata all'aria India Alfa 656 ultraleggero, direzione sud, in questo momento nord di Rovereto, 2500 piedi. C'è il suono. Sì, però prevedendo che siamo in salita, considera che siamo pieno carico in salita, con questo rate qua forse un bellettino di più, dai, 3-400 piedi. In discesa raffredda un casino. Sì. È sempre difficile trovare la giusta parte all'interno del radiatore. Sì. Volo da 6 primi. Cos'è che detto? Waypoint? Ah, approaching waypoint. Cos'è che hai dato? Perché c'è Rovereto, mi pare. Dall'aria elicottero India Charlie Alfa bravo bravo dal Sierra 1 di Trento Cagliano diretto Rovereto in salita per i 3500. Chiamata all'aria India Alfa 656 ultraleggero avanzato in questo momento sulla verticale di Mori direzione ovest 3500 piedi. Ok, quindi andando tutto abbastanza bene qua andiamo a vedere le... la mappa, giusto? Map. Ok, se io voglio vedere il piano di volo qua. Piaci fly plan direttamente. Sì, ma sulla mappa dici? Sì, sì, touch. Cioè, coglio, mon, sembra. Ma perché ho messo insulto? Non penso. È un paesino, coglio. Coglione. Ma chissà che cazzo di piano ha fatto per... aspetta che magari lo devo ricaricare. Scusa, io ieri te l'ho mandato. Ieri te l'ho mandato, ovviamente. Sì, sì. Inviata. Questa sì.
Adesso le temperature, olio e coolant, ok. Ah no, dai, si vede anche da qua. Se invece voglio andare a navigate, faccio con... no. Cos'era il navigate? Penso che hai disattivato la navigazione. Vai, no, navigate. Non lo vuoi neanche mai attivato. Okay. Ah, ok. Quindi se voglio tornare... E fai exit. Ok, qui il range lo cambio così, immagino più e meno. Orotella, sì. Ok. Ok, perfetto. Il rosso sono perfetto, così è già più carino. Voglio rivedere il DAC, faccio così, ottimo. Sì. O se no la X chiudi. Perfetto. Tu usi Nord Up o... Allora, io di solito quando ho la navigazione tipo quella metto Nord Up. Anch'io, perché è la stessa che ho fatto a casa. Esatto. Il cervello è settato così. Siamo tarati uguali. Però sul primary segue la rotta, perché sì, se devi leggere il Prua, eccetera. Infatti ne uso due, cioè uso uno Prua Up. Come a me, uguale. E l'altro se mi interpellano dal... Giusto. Siamo all'area di Alfa 656, sulla verticale di Riva del Garda, 4600 piedi, direzione ovest. Divento Milano. Ok. 124 950 925 124 925. Beh, la cosa figa di questo, ma veramente molto bella, che tu puoi avere le frequenze di una determinata zona, mi pare con info. Siamo all'area elicottero in piazza Alfa Bravo Bravo, entrando in Vallazza, diretto via delle Fugazze e salita per il 5500. Vallazza. Io ho fatto questo passaggio qua, una memoria, che è sicuramente più a nord di quello che volevi far tu, per vedere il lago di Ledro. Adesso qua io non capisco un cazzo, dov'è la tua pianificazione? È più qua, è più giù. Ah, da qua non parte? Cioè, qua non siamo già in map, in nav? No, ah, noi siamo qua. Sì. Ma dov'è? È questa qua? Sì. Ok, quindi questo è il leg già fatto? Corretto? Sì, sì, perfetto. Sì. Quindi... ma vai giù di qua e poi la becchi no, sotto. No, ma infatti, intendo, lui nel momento in cui rientro al leg me lo rievidenza, giusto? Penso di sì, penso di sì. Questo è il suo, diciamo... Guarda, te l'ha già beccato. Perfetto. Ha già eliminato il precedente e ha già capito che sei sul successivo. Puoi guardare il lago di Ledro, che bello che è. Ma ci abbiamo veramente 40 nodi al traverso? No, non guardarlo, ti spaventa per niente. Ma è folle. Questo te lo riporta in mappa, però guarda come siamo storti. Perché noi stiamo andando di così, il lago è qua, noi dobbiamo passare questa montagna e poi ci... Sì, ma guarda la direzione. Guarda che differenza tra la nostra direzione e la prua del nostro aereo. Cioè tra prua e track. Esatto, va a fare una simulazione con quella componente di vento lì. Cioè lui ti sta facendo un calcolo con un cross wind di 46 nodi. Capisci, no? Perché ti dà anche la componente al traverso, no? Beh certo, ma la stima non so come. La stima con quello, ma non è fuori completo. Completamente. Ma ha nevicato fresco. Sì, ho fatto una spolveratina. Comunque la quota secondo me puoi tenerla, puoi livellare. 6.000. Sì, un pochino di più per giusto per... Anche perché qua li fai il giro, poi c'è sì, la valle, andiamo giù, la valle di Storo, quella lì che va giù. Ci beccheremo il lago di Idro lì, qua dietro. Esatto, qua c'è Storo. E il lago di Idro qua sotto. Poi c'è il lago di Iseo con il waypoint Lovere. Comunichiamo? Penso che li becchiamo qua. Aspetta un secondo. Chiamata all'area di Alfa 56, verticale di lago di Ledro, 6.000 piedi in salita, 6.200 piedi, direzione ovest. Vediamo se qualcuno qua prima che sulla 130 e poi. Io metto il paraspipri. Sì, io c'ho un caldo, vecchio.
poi entra un'aria, vecchio, che fa paura. Non c'è nessuno? Guarda, okay, la Tamello, che è pulita la via della Tamello. Guarda che bello che è. Oggi la via della... Però guarda che vento che c'è. Sì, su, quelle sono lenticolari. Hai visto le nuvole? Su, là c'è un vento. Quella è lenticolare. Sì. Sai che con le liante vai a prenderle? Sì, ma c'hai dentro vento a 60 nodi. Però ti metti nella parte ascendente della, dell'onda, ed è lineare, liscia come l'olio. Tu sei fermo rispetto alla, al suolo. Stai andando magari a 200 km orari, sei fermo rispetto al suolo, ma liscio come l'olio, vedi il variometro a metri al secondo, quello, a 4, 5, 6 metri al secondo costanti, sono fotoscale. E praticamente fai come il granchio, no? Stai fermo rispetto al suolo e continui a salire, ossigeno a 6.000 metri. Boh, proviamo a mettere Milano, formazioni. Novembre Tango Sierra, Milano, Rotor Position. Mi chiede i prossimi ponti, non allora noi quelli. Abbiamo Louvre, ma secondo me no, là non è molto chiaro. Abbiamo Louvre, Erba, Louvre, Erba, lago, la zona del Lago Maggiore, e dopo, dopo tagliamo e abbiamo direttamente Biella. Poi, vabbè, lo stimato ce lo chiederanno. Noi adesso immagini, hai sul... è tutto qua. Su quello che ho stampato anche. Beh, qua con i reali. Ho, la, ho l'ETA, preciso, aggiornato con l'orario di adesso. Chiedi, indicami così. Poi adesso noi siamo... prossimi al lago di Idro. Storo, prossimi al lago di Idro, esatto. Ok, vista. Perfetto. Squawk 7000. Sì. Prossimi inbound Collio. Non so perché mi ha preso questo punto di riporto Collio. Non so neanche cos'è. Siccome è ancora il cervello. Guarda qua, questi guantufe, adesso vediamo come sono. Sembra fermi. Ciao, prendi 10. Senti che prendi, ma. 1016 H, buongiorno a voi. Temperature, coolant basso. Ti hai livellato adesso? C'è 80. Chiudo fra bello. Chiudi tutto. Di controllo di Parma, direzione Voghera, scattiniamo in 24 primi, mantenendo 2500 piedi, H16, sarà attività fotogrammetrica sulla città di Torino, Liga. 5000 piedi. Allora non era proprio ferma queste cumuletti qua? Era. Siamo a 120, possiamo anche 500 piedi. Ridurre un po'. Era lì, altro abbiamo ground da 133. Troia. Così non è gradevole, proviamo a scendere un po'. Scendiamo un po' e riduciamo. Sarà qualche rotore che viene giù da là? Capito, ma. Ci mettiamo magari sul lato di qua, vediamo com'è. Milano informazioni, buongiorno, Alfa 656. Informazioni, Alfa 656. Non mi sento, vedi? Mi diceva cheese, cheese, era questo, vero? E quando sento la turbolenza. Prevedi di andare di là alla tratta originale, cosa facciamo? Proviamo o ci infiliamo in un... Io provai a scavallarla da sotto. Facciamo la bassa? Sì. Aspetta che guardo che non interessiamo. Andare là, beccare le botte. Charlie Eco con Bosco Mantico in vista in discesa per il 1003. In teoria fino lì... 25255, ciao. Sotto c'è Brescia, no? 25255. Giusto? Quindi in teoria noi, stando sulla pedemontana, non entri nel CTR, però dagli un occhio. Infatti stavo guardando... No, no, il cintiere di Brescia è molto stretto, è molto vicino, non è... C'è una TMA di Milano, però è da fly level 9.5 in su. Quindi, noi teniamoci magari intorno ai 6.000 piedi, un po' sotto, se non c'è turbolenza, e teniamo questa, e le montagne, diamo un'occhiata agli spazi aerei. Guarda il coolant com'è. Com'è sceso, eh? Basta dargli un po' di giri, volendo.
lo mettiamo a 5100. Milano informazioni, India Alfa 656. Non ci sente. Prima mi sentivo? Allora adesso ho modificato. Ok. E le modifiche gliele sparo lì così le vedi. Ah, bravo. Lì. Quindi invia rotta Dino Skyview, flight plan received. Adesso bisogna premere qualcosa che tu sappia? No, no, è dentro. Oh. Ah no, ti riporta l'IMA India Delta Tango, hai ragione. Quindi basta tu... andare direttamente al direct to, secondo me. Gli dai un punto del... Gli dai flight plan. Eccolo qua. Gli dai... No. No, aspetta. Flight plan. Esatto, bravo. È questo. Vediamo quello lì. E gli do rimessaggia lì. Copy, Tango Alfa. Giusto? Yes. Milano, India, Mike Lima, Milano, sta di nuovo. Prendi l'asta 1016, stimato per il confine. Adesso dammi solo una rotta che possa capire. Di là. No, nel riporto della chiamata. Cos'è il prossimo incontro? Presa per i 1000 sull'exit, sul confine, ma clima. Perfetto, prova a richiamarmi sul confine. Se negativo sarà 120850 con Nizza, che è già coordinato. 120850 con Nizza, nel caso no. Non fosse possibile, ma clima, no. Il prossimo waypoint? Noi da qua andiamo a Lovere. Lovere, ok. Che stima in? Me lo dici più o meno? Lovere è stimato ai 5-6. Milano informazioni, India Alfa 656. India Alfa 656, Milano, buongiorno. Buongiorno, India Alfa 656, ultra leggero avanzato, due persone a bordo decollato da Trento. Stima India Delta Tango, diretto ad Aosta. Alla presente, sulla appena lasciato il lago d'Idro, direzione ovest, prossimo punto di riporto sarà Lovere, che stima ai 5-6 della presente. Ricevuto, con l'H 1016 mi confermi senza piano? 1016 l'H, confermo senza piano di volo, in realtà 656. La quota che mantieni invece? Terra di 5000 fino a dove deve scendere più avanti per stare sotto la GMA. Copiato, 5000 all'over, nessun problema, ci risentiamo una volta raggiunto. Riporterà all'over in Alfa 56. Siamo già più tranquilli, no? Sì. Milano, Oscar Echo X-Ray Yankee Zulu, buongiorno di nuovo. L'over è di là. Oscar Yankee Zulu, Milano, ciao, PNH 1016. Ah sì, fai flight plan. 1016, gli dai. Questo è il Mike November Echo 4 Lovere, gli dai il direct e poi exit, e se vuoi fare il vivo, sì, mettiamo track più alt da HSI con l'HSI, lui mi guarda questo, esatto, ti butta diretto col piano che abbiamo fatto. Se faccio track più alto, in teoria lui mi tiene conto anche del vento, non anche. No, il track è il rotolino per la prua. Ah, ok, quindi se faccio track più alto sono io manualmente. Esatto. Ok, perfetto. Ma quindi il, diciamolo, la funzione nav, sì, su questo è CSI più alto? Sì. Ok. E non ha chiaramente il vertical. No. Secondo me dovranno salire comunque a 5000, perché qua davanti abbiamo sta zona che rompe i maroni. E poi siamo anche, e l'abbiamo anche detto, dei 5000. 200 va bene a salire. Ok. Okay, 300, vabbè, giusto per. Perfetto. Quindi qua mi è... Allora, vedi, Charlie, bravo, io ho perfettamente in mente quello del hypnose app, fatto. Quello del po' di piede destro, quello del Garmin è un po' più qua, è più visibile. Queste sono le cose più importanti da guardare, questi tre qua. E lui ti dice cosa ha armato, ancora non sa. Autopilot armato, vertical speed. Vertical speed è selezionata fino all'altitudine Dici, impostata che, lì. Che però vedi che è un colore bianco. Allora,
nel Garmin. Oh, che cazzo, te l'ho streamato? Copiato, richiamo Santiago. Nel Garmin tu hai, diciamo, un armato e un raggiunto. Ok, quindi hai due colori. Ecco qua, VS è... Vedi, raggiunto. Esatto, il VS era verde, era azzurro, perché hai selezionato qua, Notolino comanda il VS. Se tu qua metti c'è la altitude, Notolino comandi l'altitude. Buongiorno, Clinician 016. 5009 mi dà. Guarda qua. Ti passiamo, passiamo sopra là, facciamo il pelo alle... Dai, andiamocene. Facciamo 5-5? Sì, sì. Tanto non siamo un problema. Quanto dava? 5.900? Sì, adesso il tempo, bravo. Adesso però vedi, io il notolino c'ho su alt, eppure... Ah, beh. Però questo comanda l'alta adesso, comanda la quota. Però vedi che è rimasto... Allora, facciamo così adesso, Io gli dico sale 400 e l'alto per andare all'alto. Esatto. Se io vado su alto, chiudiamo il 5-3, buona giornata. E gli dico comanda l'alto. Il VS non cambia perché lui adesso sta seguendo il VS fino all'alto. Chiudiamo anche con voi il 5-3, sera bravo. Ciao. Hai 5-3, ciao, una buona giornata, più tardi, sera bravo. E quanto siamo? 5.006? Mi vuole far salire così cattivo? A 400 sì, effettivamente. Prima Eco Whisky, Milano. Ciao, quindi altro 1016. Porca. 016, Eco Whisky, Sardi 172, da Brescia a Caiolo, ha lasciato... Ma l'Eco... Senti come... Trasfondere 4611. Vuole tanto piede destro? Però vedi perché Santiano e Puischi sopra i 6.000. Perfetto, ci risentiamo sull'Eco in zona Civate, Papa Alfa 3-4 mantiene per attività, quote variabili, l'ultima riportata a 3.000 piedi. Oscar Eco X-Ray Yankee Zulu Milano Charlie 1. Noi la possiamo fare regno, in salita 2000 piedi direzione nord MSA level. Noi la possiamo fare tutta poi copiato traffico 7000 potremmo fare. Comunque possiamo mantenere la quota fino al Lago Maggiore, poi 5000. Ma in teoria noi adesso possiamo tenere questa quota giù e giù? No, no. Dobbiamo scendere, 5000. No, appunto dico, non salire. No, guardiamo il terreno, scendiamo comunicando. Lui ha detto fino al punto di... Cos'era il Lago Maggiore? Il primo punto del Lago? L'Overe. Fino all'Overe, 5000. Sì. E poi gli diciamo noi... Manteniamo. Manteniamo. Fino che possiamo, poi scenderemo. E adesso dov'è che scendi? Comincia a scendere? E dobbiamo iniziare a scendere, guarda, verso il lago Maggiore, che è qua. Ok. Perché qua c'è una... C'è la TMA che parte da 5-5. Occhi aperti qua, che magari non c'è qualche... Sto guardando. 5-5, quindi là dobbiamo scendere. Adesso, appena passato questo... Ma voglio dire, ostacoli a occhio non ne abbiamo più, possiamo scendere a 5000? Sì, come gli avevamo detto. Esatto. Quindi facciamo un 5000. Autopilot mode. Adesso vedo che... Milano, c'è un angolo 548 attraverso di... Meno 200 lui da solo, bravo. Perfetto, buono. Stimato per prendere il voglio? Leggera turbolenta. Normale qua. Lo stimiamo ai... Quindi questo si chiama lago di... E richiediamo... Questo è il lago di Seo? Di Seo. Qua sotto c'è una pista, la vedi di là tu? Oddio. Copiato, 5000 piedi di distanza. Montagna. Vediamo Bologna, che interessante. L'elicottero? C'è una pista laggiù. Ma dai. Non ci sentiamo più. Frequenza successiva sarà Firenze avvicinamento, 25825. Pensa che io di stinto direi così. Salite pure 5000, avvertiamo Bologna. Ma secondo me... Ma facciamo un taglione? No. Ma se non l'ho fatto, secondo me c'era un perché. Perché là devi scendere a 3000. La TMA è a 3000 là sotto. Però... Devi stare alto perché è più alta la TMA a nord. Valbrembo, 12605. Quanto manca lo stimato? Dovremmo averlo preso lo stimato. C'è il punto di riporto. È 5-6? No, 5. 5-6 o 5-8? 5-6 l'avevi detto. Dove siamo? Abbiamo. Siamo qua.
ci siamo, quindi sì, puoi dirlo. Allora il prossimo, esatto, Erba. Erba, mi guardi quanto l'ho stimato? Waypoint è proprio un punto VFR Erba, e agli 1-3 della prossima. Trim nose down. Milano informazioni, India Alfa 56, l'overe, il prossimo punto sarà Erba che stima agli 1-3 della prossima. Due stazioni insieme, chiamo io, India Alfa 656 ricevuto, richiama Erba, REC, India Bravo 916 stimato per Sorlini. Guarda la ground, stiamo viaggiando, eh. Richiamerà Erba, India Alfa 656. Copio. 130 nodi è un viaggiare. Sì, ma voglio dire, rispetto alla TAS, un vento non abbiamo, eh. Perché attraverso? Ma, che sì, ma non a 45 nodi. No, 0-1-6. 130, bello andare. Ha virato lui? Lui ha virato. Vedi che allora è questa. Sembrava strano andare di là. È corretto, così. Copiato, dopo l'eco cosa fate? Volevo vedere quella nuvolosità lì. È quella schifezza che c'era giù prima. L'eco. Occhio lì. Poi figo ti dice Milano Oscar Echo X-ray. La ground è allineata. Due nodi. No, no, qua questo con quello. Sì, sì, quello l'ho verificato. Abbiamo 35 no. miglia al prossimo. Ciao, agli 1-3 il prossimo. 9-0-9-1-3. Ottimo. Ma se lo guardo qua. Local. No, local time. Ecco, l'altro traffico che va all'Ecco, dov'è? Non è questo? Voi, sta attraverso sud. Sì, di allora è 15 prima. Perfetto. L'Ecco stimato in 10 minuti. Erba, Mike November 4. Che quota mantenete sul lago? Vedi, 15 primi. Fa cagare sta mappa. Sì, sì, no. Aspetta, guardo avanti, però, perché tolgo un attimo l'autopilot. India, Charlie November, tengo ieri. Qua passare quello che ho, Taylor, non mi piace. Ciao. Puoi passare di là? No, cioè, passargli proprio a un metro da sopra non mi piace. Noi abbiamo 1:05 per l'arrivo. Milano, Tiger 1 Zero, allora, vedi, alle 11 1 Zero, Milano, ciao. 5.000 piedi. No, devo capire quella schifezza là. Milano, Tiger 1 Zero, radio check. Noi potendo stare nello switch, switch fuel. Tiger 1 Zero, Milano, abbiamo fatto? È chiaro. Sì. Anche per noi appena decollati da Varignano inbound, perfetto. Stima in 5 primi. Fuel bar 3, ottimo. Dirigete per l'atterraggio? No, volevo capire una cosa. Contattate direttamente più o meno Cartana, quella zona là. Zora, noi possiamo salire o c'è la TMA? Non puoi salire. 50. Ciao. Allora, ma ci vai dentro. Guardiamo il. Guardiamo il. Devo avere una via di fuga, capito? Tango Sierra Milano Coffee, Report Calusco. Guardi un TAF, va bravo, stai facendo. Air Corporate 369 Milano, ciao, NH 101. Allora lì è 016, riusciati da Pablo sul lago. Il TAF di Malpensa. Copiato, richiama Brescia. Informazioni di Bravo 916 con stazione di chiama? Bravo 916. Copiato, dopo? Dopo, ciao. Milano India Oscar Victor Corona 1500 piedi su NDB di Codogno, prossimo Voghera Vor. Cos'è questo? Vabbè, vai, guarda pure. India Oscar Victor Corona ricevuto, richiama Voghera. Richiama Voghera, India Corona. Milano Formation, Volpe 501, Volpe 501, Milano. Gandino si chiama, Formation. Se mettiamo l'ATIS, ci dà anche il meter? Certo. 120.025. Vai. Mettiamo in ascolto. Questo è l'ATIS di chi? Malpensa. Ciao. Vabbè, comunque laggiù. Non è. È in monitor? Perché non parte? Se lo metto in attivo e lascio il monitor a Milano. Dovrebbe andare anche. Malpensa. Eccolo. At a survival information, bravo. At 0850. Type of approach.
Milano, India Tango Golf, just left Roma. 35 right. Transition level 70. Wind. Touchdown 270 degrees. 5 knots. Direction variable between 240 and 310 degrees. Cabo K. Cabo K. Temperature 10 degrees. Okay. Dew point 04 degrees. QNH. 1016 head to Pascal. Ottimo. QF Echo. Yeah. 0991 no. Head to Bravo, vai. Vai. Cabok. Cabok, perfetto. Ne vuoi un altro? Vuoi Bergamo che è qua sotto? A Bergamo. Così riusciamo a vedere. Meglio dai, intanto ci facciamo una un po' di addestramento all'ascolto. Atis 114 95. Come 114? Non arriva 114. Perché su è una frequenza di merda, del VOR probabilmente. Non lo becchiamo. Lascia stare, lascia stare. Milano ce l'abbiamo, perfetto. Allora, adesso ho rimesso l'autopilot, lo sta seguendo. Anche se dovrebbe rientrare in teoria. E il prossimo punto, scusa, abbiamo detto come si chiama? Erba. Erba. Questo sarà il Mike November 4. November 4. Lo dai in 11 primi. Milano ricevuto. Quindi hai il 1-4. 1-2-5-8-2-5. Ciao, buona giornata. 2-5-8-2-5. Ecco per Bellagio 1-0, 3000 piedi da quota. Hai non stimato per colico? Ecco, quando ti fa queste domande che devi essere veloce e reattivo, hai lo stimato per non ce l'avevi qua, tu lo riesci a inserire al volo e vederlo o no? Sì, ma se non è un punto rotta? No, se tu ti dice hai lo stimato per colico e devi mettere cerca colico, mettilo dentro, ci vuole un po' di manetta insomma. Milano in 10 novembre Tango Serra over Calusco Città del Ma c'è una pista, oh, ci credi? Mi sa che sì. Tango Serra Milano Closing Communication 04, ciao. Per esempio qua beh gli dici dammi un attimo, ma può essere che sì ci stai vai, però voglio dire ma può essere che sia così. Allora 2000 quello stimato. 12 minuti distanza 25 miglia 12 minuti qua mi dice tutto. Alcolico, bravo. Come l'hai cercato prima? Lo cerchi, lo visualizzi o lo misuri? Devi averla. Sì, per esempio qua per andare al nostro waypoint. Mike 6501 Milano. Non è distante, è colico. Per andare al nostro waypoint che è là. Zero, lascia attraverso nord di Bergamo, 5000 piedi inbound Erba, si manda giù 1-3. C'è noi. India Alfa 656, traffico hotel 500 aeronautica, lascia Calusco 1700 piedi inbound Lecco. Copiato il traffico, guarda fuori, noi 5000 piedi, direzione over. Allora aeronautica però 1500 per vederlo sotto. Allora no, ti stavo dicendo scusa, per andare lì Lecco è qua, cioè è là. A proposito, preparami, siamo già a Lecco? Quasi. Lecco è dietro qua, dietro quella montagna lì mi pare. Io vorrei aggirare quindi sì. Passo sotto, però qua dice che passi. Sì sì, ma ha lasciato attualmente Rocca Bianca. Mi metti per piacere la frequenza di Lecco qua? Proviato, riporta. La trovi qua? Scusa, di Como. Ah, dicevo. Como? La trovi proprio cliccando informazioni sulla superficie. Como Airfield, perfetto. 121.005. Ottimo. Aspetta che tolgo. Aspetta. Autopilot, air control. Lo vuoi stand by o lo vuoi monitor? Allora lo lasci in stand by e quando arriva lì gli comunico. Siamo prossimi a arrivare. Ma guarda che Como ce l'hai. Come arriva Lecco è dall'altra. No, deve arrivare prima d'Erba. Sì, ma dicevo
dirlo a Como che stiamo arrivando, capito? Qua c'è la TMA. Bravo, bravo, Milano, ciao, buongiorno. Quant'è che ha di... Sei molto vicino. Ecco perché l'hai fatto sto pelo, quella pianificazione, passando sopra. Resta 5.000 che ci passi qua, non è, non è il massimo, ma... Ce l'ha bene, vecchio, salgo un attimo. Vai un po' più nord, o se no passa a sud. Comunque siamo fuori rotta, perché la mia rotta passava a nord di quello. Ma fino, fino a un attimo fa l'ho tenuto, Passava qua, si dice. Ma lì va bene, non volevo passare. Roger, mi sa, è questa? Como? Perfetto. E stand by. Stand by va benissimo. Milano, good evening, ghiacciali, c'è Alfa Fox. Charlie Alfa Foxtrot Milano, ciao, finisce 101. Quindi in teoria c'è carrozza e corte lì dietro. Noi siamo queste montagne qua, appena passate arriviamo qua sul lago di Lecco. Corretto. Charlie 172. Cioè, passati proprio sulla tenda. Vai. No, no, ma va qua, va benissimo. Passo all'altro dal piattista 6B2A. Ma scherzi, qua stavi a pettinarle mezzo. Antenna a 2 miglia, guarda che ti avvisa. Gentile, cioè è figo qui. Sì, fatto bene. Buongiorno Milano, linea diretta 888. Ciao Matte, BNH 1016. Ciao, 1016, collato da Lolo di Ricciolo, diretto a Cremona, che stima i 19, una persona senza piano, 1007 la quota, 7000 nel box. Stimato di Cremona? Ai 19. Perfetto, riporta. Farà. Cremona questo, ma. Milano linea, alfa 9. Quello dovrebbe essere l'Ecco. Era 2000 piedi a... Corretto. Il prossimo punto sarà... Qui adesso vediamo il lago, qua sotto, in teoria, o lì sotto. Lo vedi il lago, secondo me? Questo è vedere il lago di Lecco adesso, no? Sì, è là. Appena possibile, contro Vino. Qua lo vedo. Alfa November, Charlie Papa, ti avevano già coordinato l'attività, richiamo sulla città. Sì, mantieni la prua che siamo giusti. Adesso si può salire. Negativo, 29275 per l'avvicinamento una volta su Assi. Riporterà Assi, calle negativo, 129275, contro Vino, avvicinamento, lì di Alfa November, per l'altro. Allora, autopallo è inserito, adesso noi... Bravo, squawk, io vorrei vedere quello che dicevi prima. Cosa? Quello che dicevi prima del tipo di navigazione. Allora, se io volessi cambiare... Charlie, bravo Fox. Tu devi fare, back... Charlie, bravo Foxtrot, Milano. No, allora, autopilot. Bravo Fox, ha lasciato Santiago. Track, ho messo il track. Vedi? Stima top. Ah, tu hai messo il track. Non l'avevo cambiato, però. HSI ti va a beccare la rotta che hai pianificato. Hai capito perché eravamo più a sud? Milano, buongiorno, India Giulietta Alfa Lima Uniform. India Giulietta Alfa Lima Uniform, Milano, ciao, buongiorno a te, QNH1016. Tipo, è Francia che è più tranquillo, cioè non so perché. India 90 Milano, gradi. Città 90. Alfa Lima Uniform, Papa Alfa 2. Allora, adesso lì... Venegono, senza piano di volo. Questo, primo è Lecco, quello lì. Secondo, scusami, primo è Lecco. Secondo è Como. Quindi noi adesso possiamo già parlare, vediamo se c'è qualcuno a Como. A Como è quell'altro? Quello laggiù. Cioè, se si dirama in due, questo è l'Ecco, primo è l'Ecco, quello di là, laggiù in fondo è Como. Siamo d'accordo? Si divide tipo in due. Sì, ma ci sono due laghi, in mezzo, sono quei due laghi lì, è più avanti. È al di là della montagna, non lo vediamo ancora, allora dice. Sentiamo un attimo qua, vediamo se... Vado, provo a sentire... Alfa Mike 6501 Milano. A Lecco non hanno mica niente, vero? Come aeroporto. Alfa Mike 6501. Rientrato in rotta. 121005, Como. Seguiamo, dai. Como, buongiorno, India Alfa 656. Buongiorno, avanti, dai. Hai sentito qualcosa? Ho sentito buongiorno avanti, però non so se era Como. Como, buongiorno, India Alfa 656.
Buongiorno, avanti, da India Papa Vittorino Charlie. Sì, buongiorno, solo per informare che attraverseremo la vostra zona, già in contatto con Milano Informazioni, in questo momento prossimo alla verticale di Lecco, 5300 piedi, attraverserà anche il vostro campo per poi lasciare direzione ovest. Attraversamento a discrezione, noi siamo sull'H1015, ci facciamo il prossimo al decollo direzione nord, manterremo 2000 piedi sull'H. Perfetto, 1015 l'H locale, attraversiamo 5200 piedi, ciao, buona giornata, India Alfa 656. A voi, farò a respirarci dal mattino. Ti lo apprestano molto, ha detto il tipo. Perché c'è molto traffico, usano te lo metto in monitor, usano gli idrovolanti. Buongiorno. Corretto, sto salendo a 4000 per colico. Copiato Eco Whisky, prova a richiamare colico. Chiamerà colico di Eco Whisky. Madonna, che aria che entra da qua. Oh, qua è un caldo micidiale. Vuoi metterti qualcosa, Milano, tipo una giacchetta? Ma no, no, è solo l'aria che entra da qua, ma... Poi ti posso dare... Ma no, tranquillo. E invece questo è più soffice di un QTB. Proprio schiacciacelo dentro. Le informazioni in dietro per le November, buongiorno. Come ci vedi? Ma mettilo. No, no, io vedo benissimo, mettetelo su. Facciamo qua. Cioè, capito? Era bassa. Era bravo. Teleco November, buongiorno. Esatto, così. Poi lo metto agghiacciato. Però Teleco November Milano, ciao. Te lo metto un attimo sul motore, cazzo, ma almeno non so. Io ho un caldo, vecchio. Siamo un Charlie 150 per un lipo via post-comandico. Temperature perfette, culo chiuso. In questo momento stimiamo Bussolengo alle 19. Richiamo direttamente con Bosco in vista, confermi senza piano? Senza piano di volo. Ok. Traffico di compagnia mantiene il basso guard per attività, quasi variabili. Guardi come siamo sulle rispetto al punto di riporto. Su? Siamo 25. Manca due minuti. Sì. 5-0-1 a Milano. Siamo qua, a 3 miglia. Ma è che si chiama Erba, no? Erba. Vuoi il prossimo? Prossimo, sì. Bravo, ti avrei ricoverto Milano, si viene a 4-5 minuti e back to presto. Ti do un punto ufficiale o un punto di quelli sfigati? No, punto figo. Abbiamo il Lago Maggiore, dopo dove cambiamo tra... Il Lago Maggiore, ma... Sì, dai, il Lago Maggiore. Il Lago Maggiore, da linea Tango Forza Sierra Bravo. Lì c'è un... Un punto IFR, XORA. Mesa. Mesa King 1630 Milano, porterà sul Lago Maggiore, a quant'è che c'è per dare il Lago Maggiore stimato? 1610 elicottero marine militare, piano di volo Sargena Sargiana, attualmente ai 28 su marine di Carrara, 1000 piedi. Adesso siamo arrivati a Erba, 1000 per i 4000 attività di lancio para. Copiato, richiama un minuto al lancio. Ci siamo? Un miglio d'Erba. Voglio sentire dove lanciavano questi. Milano in via Oscar Victor Economio, 1500 piedi su Voghera Vor, prossimo a Sigiana. Stimato? Stimato i 27. Ricevuto, riporta. Riporterà su Sigiana per il cambio. Occhio che qua facciamo il pelo alla TMA, eh. Devi attenerti a quello che... Richiamo un minuto al lancio. Via Lima Delta Alfa Papa, lasciato Chivarco. Siamo su Erba. Bravo. 1630 richiama un minuto al lancio. Milano, Milano, Franca, Figlio, 1630, ripetere. Richiama pronto a lanciare, Mike McKinney, 1630. 1630. Il Fox Sierra Bravo con NH10. Non c'è un buco, adesso entro. Buongiorno, il Santo Fox Sierra Bravo, via 40 con una persona a bordo. Lago Maggiore ai 28. India Tango Fox Sierra Bravo Milano. Manteniamo i 5000. Milano l'888 passa con Cremona. Ciao, grazie, dopo. Bravo. Fuori dalla TMA perché è molto Milano vicino. Bravo, là c'è una pista, la vedi? Milano India 356. 356. Erba 5300 piedi. Prossimo stimato è Lago Maggiore. Hai 2, 4. Ricevuto, riporta. Riporterà, 6, 5, 6. Allora, stai dalla carta?
forse è così anche questo con gli spazi aerei, non si capisce un cazzo. Allora, Tango Fox, facciamo il pelo, Bravo, no? Milano. Ci facciamo il pelo qua, sul Lago Maggiore. Milano, buongiorno, quindi sta più a nord possibile. Bravo, una persona di apparenza tutta per guarda, solo, Lago Avarese. Ha lasciato reddizione il Bounce a... Qua c'è una TMA 2500 piedi, quindi bassissima. Dopo di entrate? E noi li facciamo, li facciamo proprio il pelo. C'è le montagne qua, deve stare proprio. Terremo la montagna sulla destra. Sì, perché qua ce n'è una da 4000 piedi. Sono tratti. Dopo vi andrate? Dopo vi andrate sarà Romagnano. Te l'ho studiato bene o no? Sto bravo, bravo. L'hai visto quel campo? No, scusa. Era Alzate Brianza quello lì. Ah, Alzate Brianza, famosissimo. Era una bella pista d'asfalto, un buon alternato. Comunque... Sierra Alfa Lima Milano, ciao, buongiorno, PNH1016. Questo è Como. Bravo, Sierra Alfa Lima, PNH1016. Ecco, guarda, questo è il braccio di Como. Guardalo lì, lo vedi l'aereo? Dove? Ah, sì. Idrovolante quello? Como, India Alfa 656, attraversa in questo momento il lago, vedo un traffico... direzione nord. Living the zone. Copiato, leva Charlie, noi siamo a 2000 piedi su turno, lasciamo direzione nord. K, ciao, buona giornata. A voi, ciao, da leva Charlie. Era lui. Buongiorno, India Sierra Mike Bravo Romeo. India Sierra Mike Bravo Romeo, Milano. Pensa che agli altri avevo fatto un occhio micidiale. Ma te c'è India 5000, perché a 5.5 inizia la TMA. Piedi inbound Pavia, stimato 22. E dopo sono stato senza volare diversi anni, ho perso l'occhio, ho ricominciato a volare con questo, non vedevo un cazzo. Adesso lo sto riacquistando, sai vedere al suolo, vedere i traffici, devi abituare. Ok, scusami, bravo. La TMA di 5000, dov'è? 5.5, è questa? No. Due stazioni insieme, chiamo io. Papa India, ah, dove siamo già adesso? Sì, ci siamo, siamo sotto... ci vediamo passare un Ryanair. 016, Quebec November Hotel, India November Tango. Milano Formation, 501, Basta, Milano for presso. 501, closing at 19er, break. Papa India November Tango, Milano avanti coi dati. Ma quel lago lì, lo ricordi? Come si chiama? Lago Maggiore? No, no, quello là. Quello laggiù. È rotta, eh? Il Lago Maggiore? Ah, il Lago Maggiore. Minchia, sembrava un laghetto da qua. No, quello è questo qua. No, forse è questo qua. Ah, ok. Infatti, Cacciate il Pesce, altro posto famosissimo per volare negli anni. Il Lago di Varese? Sì. Okay. Qui noi gli abbiamo detto che stimiamo il lago... Il lago... 2.8. Ai 2.8... Il Lago Maggiore 2.8, adesso abbiamo accelerato 2.7. Sarà quello, perché secondo me no. O subito dopo. Sì. Subito dopo. Tango Golf. Per il novembre Tango Golf, closing 1.9er, ciao. Cos'è che ha detto? India 9.8. Ha parlato lui. Chi? Quello. India 9.8. L'ho sentito dire qualcosa, adesso non so più chi parla. 0.1.6, buongiorno. Buongiorno, 1.0.1.6 l'H, India 9.8. Scusa. Ha parlato, sulla monitor? No, no, ha parlato quello. Ah, boh. Diceva la voce femminile che diceva qualcosa. Di destinazione Pradelle. Pradelle? Copiato. Comunque... Pradelle, sei piano di volo. Senza piano di volo e stima Pradelle. Ah, vedi, mi avvisa. Ah, vedi, parlava per quello, stare attento a quella. Quella è la TMA sotto, giusto? No, quella la becchiamo... Questa. Sì, è quella più bassa, quella dei 2000. 2000. Sopra c'è quella dei 2005, se anche noi sfioriamo. E noi siamo nella TMA dei 5005. 5.5, noi siamo a 5.000. Ottimo. La nostra quota GPS è 4.930, quindi siamo, siamo giusti. Qua è proprio tutto a scalare, no? Perché ti avvicini al CTR, che sicuramente che è Linate. Linate. No, Malpensa, scusa. Quello più ovest è Malpensa. Ma qua c'era Linate il primo, no? Perché noi dobbiamo ancora arrivare a zona Milano. Victor Lima, Milano. Cioè, guarda cosa ti trovi davanti. È impressionante. Ti rendi conto? Cioè, sembra un film. Cioè, cos'è? Cute timore. È immenso. Anche questo che mi avvisa mi mette timore.
Facciamo una deviazione a mano dopo. Andiamo, tiro fuori. Ma a parte quando tu alzalo un pelo. Lascia Brescia. Glielo mandi. Vedi. Ma guarda che lì. Ti rompono i coglioni per. Ti rompo no, ma non lo prendo. Per un becco così. Non lo prendo. L'over. Valbrembo. Stiamo l'over ai 5-9. Correzione, pardon, hai 2-9, correzione, Tiago Lima. 2-9, copiato, richiamo all'over, break, India Lima Delta Alfa Papa, Milano, mi ricevi? India Lima Delta Alfa Papa, ricevo. Ti è mai capitato che... 016, avanti per dati. Provi la... Sì? Stavo un po' smanettando, adesso sono a fondo scala, volevo ridurre un attimo il consumo. Delta Alfa Papa. Lo porto a... 4.800 giri. Chiedi Delta Alfa Papa, è un vuoto trasferimento da Caselle a Boscomandico 2010. Lo porto a 25. 4.800. Una persona a bordo Alfa Papa, con H10. TAS 124, vediamo cosa succede. Alfa Papa ti riceve a tratti, prossimo punto approssimato. È molto più confortevole. È meno rumore, no? Frequenze più basse. Ma io volevo consumare anche meno carburante, capito? Milano Information, good morning, India 6 November, Tango Romeo. Questo quindi è il primo dei due, no? November, Tango Romeo, Milano. Qua sotto c'è Calcinato. Cazzo, Calcinato, Calcinato è il pesce. Riesci a beccarmela al volo la frequenza di Calcinato? Abbiamo perso un nodo, comunque, niente. 128-455. Tango Romeo, report 3. Dov'è che è? È qua sotto. La vedi? L'hai messa? No, 9, 2, la metti in attivo? Sì, lasciamo il monitor l'altra. Vedi. Ok. Aspetta, no, 128-455, sì. Calcinate, buongiorno, India Alfa 656. Adesso è lì. Milano, India, bravo Alfa, November Delta. 356, Calcinate, buongiorno a voi, avanti. Sì, buongiorno, solo per informare che stiamo attraversando la vostra zona, in questo momento sulla traverso del lago, 5.000 piedi, direzione ovest, già in contatto con Milano Informazioni, con un traffico in vista in circuito o in finale di Alfa 656. Tutto copiato, 56, riportate alla città. In questo momento attraverso il campo, quindi lascia 5.000 piedi e rimane in contatto con Milano Informazioni. Buona giornata, arrivederci. Copiato, buona giornata a voi. Tu vedi il traffico? Questa è una buona abitudine, ti metti là e togliamola. Beh, lascia, tanto non parla. C'è una bella abitudine questa qua. Io non lo faccio mai. Perché loro non si mettono con Milano Informazioni, capisci? Se vengono alle nostre quote, sì. Però voglio dire, metti che uno di loro si alza e non ha voglia di parlare con Milano perché c'è un bordello, dice la mia zona. Quanti di noi a 10.000 piedi si mettono con Padova Informazione nella nostra Milano, zona? Milano, India, bravo, Delta. No, nessuno. È stessa cosa qua. Alfa Novembre Delta, Milano. Ma non stanno sotto la TMA? A proposito, vediamo la TMA qua. Qua l'angolino? Sì, sì, ma lo siamo fuori. A proposito, il nostro stimato del Lago Maggiore, abbiamo detto ai 2.8, mancano 3 minuti. Adesso me lo dice ai 2.4 perché abbiamo accelerato. Si aggiorna, sì, acceleri. Adesso io ho 2.5. No, scusa, 2.8. Ah, ok. Milano. Beh, è quello, no? Là, il Lago Maggiore. Beh, lì c'è... Guarda quell'isola lì. Ce la vedo. Lì sarà la villa di... cosa? L'attore americano. Là? La villa dell'attore americano. Ah, George Clooney. Beh, in un contesto fantastico. Cioè, a parte la merda da sud, a nord è bellissimo. Per il cambio con la locale. Gli Oscar Victor e Coronio, chiudiamo i 2-6, ciao. Precisi, adesso abbiamo passato il becco. Milano, India 9824, a Pradelli in vista, cambierebbe con la locale. Sempre 5.500. 9824, chiudiamo. No, qua si alza livello 095. Ma qua, dico. Sì, qua. Sì. Ah, qua? È da 5.500 a 095.
Milano India 9824. Sì, 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 ma vedi che finisce tra un po'. 24 Milano ricevuto. Qua finisce. Ah, ok, perfetto, quindi da qua lì ci diventa si alza. Però teniamo la quota perché poi dopo dobbiamo scendere a Vienna. Ma non mi alzo più, cioè. Guarda che meraviglia. 01 Milano Cotter, report ready to change with the Venegono. Ma che bello. 1016. Sì. Dopo mi piace più il Garda, è un estremo, però tanta roba, è grandissimo, eh. Facciamo un fuel check. Allora, fuel check abbiamo 110 litri. La città di Como in pausa Venegono. Adesso mi ha detto di switchare, eh? Guarda il messaggio. 501 ricevuto, vengo su 55 entro 30 minuti le normali operazioni. Controlliamo le persone. 8355 farà. Rimasta italiana. Ma c'è un'ora che siamo in volo? Controlliamo. Zulu Whisky Alpha Milano, ciao. 96 più 86. Permesso Delta con Zulu Whisky Alpha, esercizio 172, one person on board, no flap plan now, from 106, 105, 106, quanto avevamo? 120. Giusto? Report Lodi, Delta con Zulu Whisky Alpha. Siamo decollati ai 2.7, è un'ora quasi. Perfetto. Milano, gli Alfa 656, Lago Maggiore, 5.000 piedi. Prossimo punto di riporto, Lago D'Orta. Stand by per lo stimato. Dopo il Lago D'Orta fai Ivrea? Affermativo. Sì. Affermativo, farai Ivrea. Allora avrei bisogno dello stimato di Ivrea, così ti continuiamo con Osta. Hai 4.5. Lo stimato di Ivrea è 4.5 della presente, gli Alfa 656. Perfetto, ci risentiamo su Ivrea, se negativo sarà con Aosta, frequenza 19.955. Con voi a Ivrea, altrimenti con Aosta 19.955, ma comunque il contatterà in Alfa 656. Allora, scusa un secondo, lui mi ha fatto fare questa per evitare questa. Questa è la Romeo? È la Romeo. Ah, è la Romeo, ma 5.000 piedi? Sì. Dai, comunque noi adesso dobbiamo andare in giù. Vedi che, ma qua adesso è il Nord Up, giusto? Come? La mappa è il Nord Up, sì. Zoom un po' indietro, voglio capirci un attimo cosa stiamo facendo. Stiamo andando a Biella, arriviamo a Ivrea che è qua, giusto? Ivrea è qua. Ottimo, e poi entriamo, loro si coordinano con Ivrea. Qua ci sono le montagne, quindi non puoi passarci. Andremo giù così e si sale così. Esatto, esatto. Okay. Allora, lui dice di... lui mi dice di mantenere la quota fino a... Cioè noi a Ivrea dovremmo essere a 3.000 piedi. Ivrea ce l'abbiamo a... Si chiamerà Voghera, insieme del Santo Papa. A che ora? Ai 4.7. Si scende. Gli l'avevi detto? 4.7. Quello gli abbiamo detto, ma noi scendiamo. Dov'è che vedi? Superficie a Brescia Montichiari. Guarda che il 4.5 vuol dire un quarto d'ora. Perdere 2.000 piedi ci metti un attimo. Sarà, dove mettiamo? 100, no? 100 piedi al minuto? Guarda, ti faccio vedere. Copiato, ci risentiamo. Siamo a Golf, eh? Deve interessare la TZ di Brescia invece, la frequenza diciamo per 005. Negativo, eviteremo, riporterà Monza. Fox. Milano è già Tango Romeo. Ti ricordi che c'era quella montagna lì che rompeva? Teniamoci così, dai, vediamo dopo. Ma secondo me 4.000. Guarda qua, scusa, ma India Tango Romeo leading prezzo in bank crema. After crema? Facciamo tutta la pedemontana. Però la pedemontana insomma è abbastanza vicina, è qua. Wilco India Tango Romeo. Milano, India, November Delta. Sì, ma... Bravo Alfa, November Delta. Era, no, non erano 3.000, sì, neanche 3.000 piedi. Bravo, November Delta. Io scenderei all'ultimo, perché c'era bene, quella... Questo cos'è? 23.050, ciao. Lago d'Orta? Lago d'Orta. Tu li devi riportare direttamente a Ivrea. Scusa, Ivrea. Ciao. Come fai, ciao. Abbiamo un quarto d'ora, Ivrea. Possiamo avere il mezzo di Parma? Roba. Non allora. Pensavo di comunicarsi subito, prima. Cosa? Prima non pensavo di comunicarsi subito. Ah, ma non ti preoccupare. Mi hai spiazzato. Sì, tranquillo. Non avevo guardato gli stimati. Allora,
Bravo, è qua. La Mike Bravo Romeo, ready to copy? Siccome lui ha detto se negativo, vuoi che non ci becchi Ebrea, Ebrea ci becca. Visto di sì. Su Ebrea. Qua siamo, che cosa? E lì è questo? Questo è le Romeo, no? Famose Romeo che abbiamo visto ieri. Quindi? No, quella, questa qua non è... Non è la Romeo? No, la Romeo. La Romeo? Cos'è? La Romeo sta bravo, la Romeo. La Romeo è questa qua sopra? C'è, ma anche quella, scusa, per una... Questa cos'è? È la Romeo? Ah, sì, da 2000 GL. Sì, sì, quella che... una delle due, ci sono due affiancate. Una delle due che abbiamo visto ieri. Scusa, ho trovato una funzione nuova. Già. Io faccio una pressione in un punto. Sì. Che zonta. Io faccio una pressione su due punti e mi dice tra i due punti la distanza. Cioè, ma lo capivo subito che mi hai fuori rotta. Ti ha avvisato? Ciao. Approaching waypoint. Questo è il lago d'Orta. Sì, ho visto, qua sotto. Adesso abbiamo Biella Nord. Ti ringrazio. Io ho due pacchetti di sicurezza, poi dovrò arrivare. Chi sta parlando qua? Il calcinato, no, il... da memoria, vecchio, occhi peggio da... Il lago lì? Sì. La Strade Brianza, cos'era? Allora, una era Calcinate e l'altra era Strade Brianza. Beh, Strade Brianza era prima, non l'abbiamo contattata. Vedi, la mia memoria. Adesso abbiamo Biella Nord, stimata ai 41. Che giornata magnifica, ragazzi. Guarda che meraviglia. Mamma, mamma. Guarda. Non poteva pretendere di meglio. Guarda che cosa c'è lì, porca miseria. Oh, sai che non abbiamo fatto... Bravo. Foto. Adesso faccio un micro video qua. Benvenuto in Svizzera, mi dice il mio telefono. Eh sì. Lugano è già Svizzera, eh. Charlie, Charlie, Bravo Fox, Milano, hai nuove intenzioni? Chi è Charlie, Charlie? Tango November, Charlie, Charlie? Se li chiede così vuol dire che ha cambiato. Hai notato che. Salli, Bravo Fox, Milano. Quante. Sì, perché se vai sotto è una merda. Aspetta che sta finendo il rosario. Arriva l'informazione che Bravo Sarrafa Lima, superato Pavia, riporterà l'Oscar ai 4-7 con Bresto. Copiato, riporta. Forza, è 4-1, cos'è che mi stima lui? Torino, Biella. Biella, lui non me l'ha chiesto, Biella. No, direttamente Ivrea. Biella è November, LN1. Lima Eco November 1. Sì. L'altro è Lima Eco, sì. Quelli verdi sono i punti di riporto. Ok, ma Ivrea? Milano da quello dove c'è la virata, è questo? Sì, è Ivrea quello. Lima Eco Whisky 1. Sì. Ricevuto. Guarda qua Torino. Tu le usi le Jepsen? Sono stracomode. Solo che non ho stampate a colori, allora la nominata. Stimate di Lecco quando possibile. Se lo sta parla io, capito? Questo è il l'avvicinamento. Poi mi sono fatto. Secondo me abbiamo diretto 2-7 su Aosta. Non so il vento. Dai. 90 su 100. Per Lima, da 119.950 APIS di Aosta. Alfa Charlie Victor Lima Milano Copy Report 119.950 Alfa Charlie Victor Lima. Questo è l'APIS Milano. All right. Informazioni India Papa India November Tango. Papa India November Tango Milano. Non lo metti qua. Papa India November Tango. Facciamolo lì, appena parte da Suave. Con i colleghi di Paolo. Devo capire 24:15, quando ciao. Scendere adesso, fammi te lo dico io, te lo dico io. 24:15. Guarda, te lo dice anche lui. Top of descent. Top of descent. Milano. Per andare a 3000. Ma voglio vederlo visualmente. Fate qual è. Continui, top of descent. Questo. Bella.
No. Secondo il ultimo lancio tra circa 5 primi. Te lo dice, boh. Queste volte che chiamo pronto all'lancio. Dove lanciano? Non lo so. Zero. Guarda che spettacolo. Formation, detto con 0 whisky alfa, nodi 2000 feet. Vuoi sapere quanto è? Tra quanto è? Sì, per curiosità, per capire dove c'è il topo di 7000. Guarda. E dopo la seconda tacchetta, prima, seconda, è la biella. Sì. Quindi io li comunico, adesso scendiamo, dove essere 3000, dopo da qua a là 3000, dal biella in posto la discesa. Vuoi sapere quanto hai di tempo? Biella, se mi dici a biella quanto manca? Guarda, a biella hai 41, quindi hai Delta Eco Zulu, 5 primi. Milano traffico, Papa Alfa 28, lascia Pavia, 2000 piedi, a direzione poi Parma, vi dovreste vedere. E da biella a Ivrea? Sud-ovest di Codogno. Hai 5 primi? Zona Arena Po. 5 primi per fare 2000 piedi. Faccio dopo i calcoli. Sera Mike Bravo Romeo Milano traffico Charlie 400 piedi al minuto. Zona Codogno 1900 piedi inbound. Va bene. Copiato il traffico Bravo Romeo. Milano in Alfa 656. In Alfa 656. Sì, vorrebbe cominciare una discesa per i 3000. Per questo momento si trova prossimo a Biella che stima in 3 primi per poi portarsi su Ivrea intorno ai 3000 piedi, gli Alfa 656. Copiato, 3000 piedi che manterrai anche in valle? Affermativo, poi entrerà nella valle a 3000. Copiato. Quindi vediamo, informazioni, buongiorno, Indiano. Io metto un 3000, un 3000 con un raggio basso. Prova 0560, partito da Mantova, stato di Cusatonto, lo mettiamo a 200 piedi, vediamo come si comporta. Se potete coordinarci con il servizio. Ah, lo sai che lo vedi il... Ti fa il ballo alla banana. Non la vedo quella banana, tutto. Ma dovrebbe venire fuori. Poi ne ha 1016, coordinamento in corso. Si vede che è distante. Esatto, guardala lì. Piano. Quindi dobbiamo darti più ratio. Yes. Per scendere... Questa è il mio, questa è la liner, questa roba qua. Carmine ancora di più, però è così, lo vedi avvicinare, dici dai, diciamo che togliere un po'. Beh, aspetta, 600, secondo me 400. Il gatto deve essere occhio alle temperature. Occhio che... Velocità e temperature. Alza un po'. È così, va bene. Alza un po' il radio. 04 ricevuto, diverso traffico inbound da e per Bosco Mantico. E guarda, dopo Peschiera. Questo dovrebbe essere 3000 qua? Sì, ma. No, lo mettiamo. Guarda che c'è una montagna, qua. È qua sulla destra. È quella là. La vedo, può tornare sulla 35,9 per l'attraversamento della zona controllata. Da meno 300, dov'è la banana qua? Milano da Sierra Bravo. Sì, vabbè, dai. Hai messo a 300? November Whisky Sierra Bravo col settore 135 decimale 9. Quindi 135 decimale 9. Ai break stimiamo ai... Adesso mi fai vedere come vecchi lo stimato di Ivrea e lo controllo qua. Di Saronno 2000 passa con Venegono. Ivrea Eco Whisky 1? Whisky 1, sì. 4 più 2, 6. 6 da ora. Hotel Eco November Milano. Hai 45-46? 46. Approcciando Perfetto. È la ETA. Ha cambiato col settore. Esco whisky 1, ecco whisky 1. Qua mi dice il passato, che la ATA, cioè vuol dire reale, l'effettivo, e la ETA è lo stimato. Esattamente. Hai 4-6 lo stimato. Potessi farlo così all'esame, mi viene tutto a manina. Su Romano di Lombardia. Lo stimato per Aosta, alle 11 punto. Hotel Eco November, torni verso Montichiari? Questa no, Biella, giusto? Questa è Biella. Quella è Biella. Sì. Copiato, una volta su Bedizzole cambia direttamente con Brescia, 19405. Ciao. Vuoi la... 405, grazie, ciao. Tu up? Lo fai così? No, come la cartina. Devo capire se era un campo quella roba là. No, c'è un ponte, c'è un cavalcavia. Qua c'è l'aeroporto di Biella. Ma dov'è? Non lo vedo. Vedo un prattone gigante là. Che distante. Bravo November Papa Charlie. Cos'è? Ciao, MH1016. Bravo November Papa Charlie, Bibi, Capolago, 3000 feet, descending local, VFR, Lugano, Rubi, via Saronno. Intimated at 6 minutes. Proprio, in teoria entriamo qua dietro questa, giusto? Te occhio.
centro questa qua. Porta Nonno. Sono tre primi, sei miglia da qua al campo di Biella. Ok. Forse lo dovresti vedere, è lì a tre quarti. In Alfa Mike 6501, Milano. Riattaccato da Venedono, Porta Nonno per il rientro, sulle nate via Wifi. Facciamo il finale, quindi vedi la pista di così. Copiato, richiamo direttamente sul Whisky 1. La pista è di così. Eccola, presa. Vista anch'io. Giù. È lunga tanto. Vabbè. Mike Alfa Alfa, buongiorno. Però stiamo tagliando un finale. Vabbè che finale di qua? No, dai. 1-6. Chi è che fa il finale a... Uno stimato per il cambio... È impossibile farlo così. Neanche un liner lo fa così. Che fai, Milano? 3005. Milano India, Bravo Sierra. Ciao. Allora, scelto Biella. Da precisi perché richiamo anche la Romeo. Siamo ai 4-2, ciao. Ivrea dovrebbe essere... Ivrea è al di là di questa roba. È al di, di questa roba qua. Romeo Bravo. India Charlie Oscar, Romeo Bravo, e Milano. Tira di qua. MH1016. Qua è sempre il ballo. Ci dovrebbe essere. Charlie Oscar, Romeo Bravo. Eccolo qua. Questo report si chiama Imainia Mike Mike. Quale? Aosta. No. Mike Whiskey. Mike Whiskey. Okay. Mike Whiskey. Copy, report Tango Scarpapa. È scritto qua, qual è? Mike Whiskey. Sera Victor Eco Delta, Milano. Perché, le due sigle qua, una è la prima è la FIR e la seconda è la sigla finale dell'aeroporto. Per esempio noi abbiamo Delta Tango Sierra 1, Delta è la FIR di Milano Padova, che però ha cambiato Delta in alcune zone. Ribozzano, Lima Inc e Delta Papa. Scusa, Papa, Bravo, Sierra 1. Papa è la zona di Padova, il FIR di Padova. Bravo è Bolzano. Sierra 1 è Sud 1. Quindi Mike Mike, il Mike è un altro aeroporto. Eh sì, non è Aosta, è un punto ad ovest rispetto a quell'aeroporto. Dobbiamo sapere qual è l'aeroporto, che si chiama Lima India Mike Mike. Te lo dico. Delta Yankee Milano, ciao, Kineice 1016. Quota raggiunta, 3000 piedi. Non esiste. Io cercavo andiamo d'occhio adesso la tirata. Allora adesso Ivrea è questo, giusto? Sì. Stima facciamo il velo a questa roba qua. Sì. Ricevuto, diverso traffico in zona, presta attenzione. Questo punto qua è proprio una merda comunque, è qua per rompere le palle. Posso la map che te l'hai. Stop orario 4-4, 30 minuti per chiudere il piano, ciao. Informazioni, in rima del Alfa Papa ha lasciato Voghera per Piacenza, 2000 piedi. Rima Delta Alfa Papa, quindi Ivrea sarà quella lì. Sì, corretto. Oh, ma Oster, lo sentiremo quando siamo già lì. Sì, è una valle stretta, eh. Vuoi tagliare? Io taglierei adesso. Poi andiamo qua, in mano, andiamo in mano al comune. Bravo, ti comunico. Ciao, Kineice 1016. Sarebbe tra due minuti a Ivrea. Milano India Alfa 656. 4 miglia siamo da Ivrea. Okay. Se vuoi dire di no. Però vedi, potrebbero essere troppo bassi. Milano India Alfa 656. In Alfa 656 Milano puoi contattare Aosta entrando in valle 19955, ciao. Con Aosta 19955, ciao, buona giornata, grazie dell'assistenza. Delta Bravo Delta Milano 19955 with estimated time over. Non te la prende? Ah sì. No, 250 va. Vediamo se ci sente, via l'autopilot. Disconnect. Aosta gli Alfa 656, buongiorno. Possibile, secondo me. No, no. Copy, report MISPO. Sì, diremo del terzo Papa, stima Piacenza alle 02 della prossima ora. E
quasi in tre valle. Riposta, troverai in opposta un Alfa 189, mi dovrebbe riportare Piacenza tra poco, direzione poi verso Stradella. Copiato il traffico a Salata, guarda fuori. Che roba sta montagna che taglia così? Sembra un muro. Vai dritto, sembra una diga. Allora se mi tolgo dalle palle di Milano. Se ci pensi, in un attimo sei qua. Adesso vediamo se c'è vento qua. Diga, in macchina ci metti 4 ore, anche di più a venire qua. Arrivi mai. Secondo me Oste la prendiamo. Quando giriamo, sì. Quando giriamo qua, secondo me. Quindi abbiamo da fare ancora una serpentina prima di arrivare qua. Esatto. Beh, dai, proviamoli a contattare. Segui la valle a vista. Sì, chiaro. Temperature. Perfette. Buone. Sì. Questa te la tieni fino a quando siamo in finale? Questa non mi serve più. Ce l'hai lì. Ah, lì hai tolto il rosso. Qua ce l'ho il rosso. Tienilo. Che puttana. I rotori di là. Ah sì, perché viene da est oggi. Eh sì, oggi da est. Abbiamo i rotori da questa merda di qua. Non scendere qua invece. Adesso basta, in teoria da laggiù non vengono giù di qua. Te lo dico dopo. Dici che vengono giù. No, si può incanalare il vento in queste valli strette, eh? Qua, e fa disastri. Oh, intanto voglio provare una roba. Stai di là, così lo becchi che va in su. Devo capire. Quando sono ste robe qua, sondo. Ok? Proviamo centrovalle. Allora, se viene da est, se tu stai sul lato di là, certo. Ti porta in su, alla peggio. È più pulito, però non è detto che sia così, perché poi l'est non riesce a incanalare, se si incanala da sotto, entra come un fiume, no? Magari gira, ce l'abbiamo da dietro. Da sopra c'è i rotori. Adesso vediamo cosa mi dà. Oh, tre nodi in culo, due tre nodi in culo, quindi qualcosa c'è. No, ce l'hai davanti, Beh sì, ma è laterale, guarda. Sì, sì, però dico, una componente di tre nodi ce l'avevo in culo, quindi probabilmente fa così. Vedi che è già meglio qua. Adesso vediamo. Comunque noi possiamo anche scendere qua. A proposito, guarda, abbiamo il territorio sotto, giusto per capire, eh. Fiumi, prati messi bene. Laggiù vedo del verde, ma vedo tanta di quella. Qua è tutto muretti, zero, scordatelo qua. Qua c'è un fiume e la strada larga che va su ad Aosta. Là c'è l'autostrada, no? Qua, tirati le cinghie perché se comincia diventa cattiva, eh. Aosta, buongiorno, India Alfa 656. C'è anche scritto lì Aosta. Aspetta. Vuoi che ti provo 19955? Io povero. Ah, lo faccio io, dai, traspinto. Cheese. Ah, va dentro il pallone qua. Monitor. Prova a chiamare su questa frequenza qua. Aosta, buongiorno, India Alfa 656. Dobbiamo passare in mezzo a quella merda lì? Dobbiamo passare in mezzo a quella merda lì? Sì, sì. Stretta, no, stretta. Non lo becchi né uno. Prova dopo, qua è tanto stretta. Comincia. Adesso. Aosta, buongiorno. India Alfa 656. Adesso mi dà un 12 nodi frontali, pensa un po'. Gradi, vabbè. Siamo giù stretti. Guarda, oh. Che cazzo di muretti a secco che hanno qua. Hanno che roba. Qua sotto c'è un campo da calcio, ma è piccolo. Vedi tu quel grigiume là, sì. Quei muretti a secco strani. Tu e io di solito cosa faccio quando vado in aeroporti? Non conosco bene, mi metto sul
l'altitude dell'autopilot, mi metto la quota. No, la quota dell'aeroporto. A proposito, il QNH che ce l'aveva dato, sì. 1015 era l'ultimo che... Ah, tu ti metti proprio il terreno. Sì, va, così ho 1008 arrotondato. Ok. Ok, e dopo mi metto sulla heading. Sì. E mi metto la prua della pista, però... Che è 2.7, secondo me. 2.7 o 0.9. Qua, ovest. Yes. Ci abbiamo di così, no? Yes. Perfetto. Ok, fammi vedere qua, va così, bisogna passare quella montagna di col cacchio che ci beccano. Qua guardare fuori, perché se... Abbiamo ancora 9 primi per arrivare al campo. Sì, sì, di dietro. Occhio che qua sei vicino a... Sì, sei vicino. No, no, vedo, magari però c'è il rotorico. Ci protegge. Sto guardando sotto, sì, c'è un bel pratone, tutto bei pratoni qua, bellissimi. Ci sono là? Sì, tutto pratoni, bellissimi. Ok, c'è anche l'autostrada là? Beh, quella un po' meno bella. Qua, quando la fai dopo tu uscire qua, ti consiglio di stare basso, perché... è stretta sta valle, sopra si balla. No, vieni anche qua, mi dà un 12 nodi fronta in faccia, quindi sei in faccia, stiamo di là. Qua ho che cavi, li vedi? Sì. Hanno un terreno hanno una roccia grida. Allora 1008, siamo, non siamo alti rispetto all'aeroporto. Dobbiamo avere 1000 piedi, quindi teniamo i 2.8. Sì, però compatibilmente col vento anche. Sì, infatti adesso abbiamo un 10 nodi di frontale, qua si incanale, fa robe strane. Buongiorno, avanti. È in monitor. Questo era no, è inattivo. Le ho provate tutte e due. Ah. Sai che ci dava 19.955? Aosta, buongiorno, India Alfa 656. Ora non ci sente bene. 656 Osta, buongiorno, avanti. Buongiorno, India Alfa 656, un ultra leggero avanzato con due persone a bordo proveniente da Trento. In questo momento è in valle, sta procedendo per il punto di riporto Mike November Whiskey 4, che riporterà. Alfa Golf, stand by. Alfa Golf. Alfa 656, potete ripetere? Mi copiate di Alfa 656? Non mi sento. Alfa 656, sì, potete ripetere? Sì, buongiorno, di Alfa 656, ultraleggero avanzato, due persone a bordo, proveniente da Trento, direzione il vostro campo, in questo momento sul prossimo al punto di riporto Mike November Whiskey 4, in questo momento in valle 2800 piedi, prossimo al punto di riporto che riporterà, di Alfa 656. Alfa 656, potete riportare NURS Mike Whiskey Eco 1, QNH 1016, vento 110 gradi, 2 nodi. Riporterà al November Whiskey Eco 1, un QNH 1016, mi può comunicare la preferenziale gentilmente di Alfa 656? Alfa 656, pista preferenziale 09. Orca. No. Alfa Golf, sta avanti. Chiediamo un diretto se non c'è vento comunque, se il cazzo faccio tutto il circuito sinistro. Circuito sinistro. Che parlo, Noi dobbiamo riportare qua direttamente. Il November Eco 1. Il November Whiskey. Mike Whiskey Eco 1. Whiskey Eco 1. Eco, il punto Eco 1, sì. Adesso Mike Whiskey. Però l'aeroporto, è l'aeroporto di... Ma India Mike Whiskey, sì. Quindi è corretto, capisci? Prima era di un altro aeroporto che non so qual è. Sì, ma possiamo dirlo abbreviato Eco 1? Sì, per loro. Adesso sì. Al Whiskey noi portiamo all'Eco... dov'è? Eco 1 è qua. All'Eco 1. È vicino alla zona che dobbiamo non sorvolare. Sarò sulla destra probabilmente. Ti chiedi un diretto 2.7? Io chiedo se non c'è vento. Non c'è vento il vento?
Era detto quasi zero, variabile 2-2 nodi, mi sembra. Allora dai, che se ce lo dà, se ce lo chiede. Noi glielo chiediamo, domandare l'esito, rispondere cortesia. Allora, la pista è lunga 1,5 km, quindi sì, riusciamo a liberare anche al golf. Di verdice lui, perché ti ricordi che hai detto che è chiusa la sì. Primo tatto? Vuol dire a loro dove lasciare. Io non ho i parchetti, invece, non me lo sono. Guarda lì, vedi che la palla gira, c'è vento. In teoria adesso dovremmo cominciare a vederlo l'aeroporto da cui giriamo. Quando sta a valle qua dovrebbe essere. Infatti mi ricordo questa autostrada con cavalcavia. Switch fuel tank. Un'ora e mezza? Sì. Sai che potremmo tenerlo così? Dov'è? 43? Manca 2 minuti, non lo togliamo, non lo switchiamo, switchiamo a terra, così dopo tu parti col più pieno, che sì, è 5-1. Perfetto. Sono 7. Che mollasse qua, cazzo c'ho. C'è una figa qua. Non c'è niente. Fai vedere? Siamo quasi all'EQ1, cioè siamo tra il whisky 4 e l'EQ1. L'EQ1 sarà lì? No, il whisky 4 è qua. Whisky 4 è qua. L'EQ1 sarà lì? L'EQ1 è qua avanti di poco, sì. E dopo c'è la pista, quindi dovremo cominciare in lontananza a vederla. Dov'è il punto da evitare? No, ma è distante, è il punto da questa valle, Come, secondo me, vedi dove c'è la base della montagna a sinistra? Secondo me è lì dietro, fino subito lì. Sbaglierò? Secondo me lì c'è il whisky 1, un po' prima. Ecco uno. Ecco uno. Il whisky 1 abbiamo. Il whisky 4. Il whisky 4 è questo. Esito delta Alfa Golf, 09 libera, vento 100 gradi, 2 nodi. 09 libera, quindi. Alfa Golf viene decollo, 0. Per decollare verso di noi, quindi non li atterri in pace. Le altre ma sotto vento a sinistra, che ce ne frega. 09. È circuito sinistro, no? Sì, abbiamo verificato ieri. Left-hand, sì. Quindi stiamo così paralleli, stiamo a nord della pista. 656, posizione quota. Appena lasciato il whisky 4, direzione EQ1, 3000 piedi. Se abile farebbe anche un straight in approach, ho copiato comunque il traffico in decollo. 656, grazie, copiato. Non mi dice se abile, vabbè. Sta decollando 1-0-9, quindi ci decolla in faccia, guardiamo fuori. Approaching waypoint. Vedi? Approaching waypoint. Adesso mi sta parlando lui però, giusto che lo sento in cuffia? Sì. Approaching waypoint, sì. Non è? Ok. Victor del Alfa Golf Aosta, in volo di 5-9, informazioni di traffico ultraleggero, lasciato Chadion per il campo 3000 piedi. Copiato il traffico, dove io fare? Lascerò la sud della valle. Lato sud. Perfetto, gli Alfa 656 si tiene nel lato nord della valle in approccio al campo. Alfa 656 copiato, preferisci sempre la 209 o la 27? Se abile farebbe un diretto sulla 27. Alfa 656 ricevuto a discrezione, vento della 27, 10 gradi, 4 nodi. A discrezione 27, India Alfa 656. Ottimo, meraviglia, cos'è? Alfa 656 copiato e riporta il traffico in vista se abile. Riporterà il traffico che al momento non è in vista di Alfa 656, comunque mantiene il lato nord della valle. Pista in vista. Ce l'hai in vista? Ah, la pista? La pista sì, la vedi? Sì. Che merda di avvicinamento. No. Posso dirtelo? Stai il lato nord, puoi entrare anche da lì, ma io per evitare il traffico, no? Vuoi toglierti la mappa? Sì, esatto, volevo fare quello, però screen, map page e via. Ottimo. Io ti looking out.
anche bella la pista, vedi? C'è il Papi? Il Papi non lo vedo, ma forse il Papi è sulla 09, mi sembra che era anche là le luci. No, l'ILS è sulla 27. Sulla 27, allora non lo vedo. Ah sì, forse è quello lì a destra, può essere? Sul lato destro della pista. Via Victor Delta Alfa Golf, intenzioni? Per il momento andiamo in Val Tournas, poi comunico. Dove cazzo è la Val Golf? Sta copiato, riportate se il traffico è in vista e riportate anche lasciando. No, non ancora in vista. Dov'è? Noi siamo in lungo finale 27, il Alfa 656. Ok, traffico in vista. Io Alfa 656, riportate il corto finale 27, non ancora in vista. Riporterà il corto 27, il Alfa 656. Dovrebbe essere qua che passa da qualche parte. Sì, Però vederlo sarebbe una bella cosa. Ma cos'è, un elicottero che no. È? No. Secondo me l'abbiamo già passato. Landing, non la usiamo. Pompe su. Hai bisogno di rifornire? Da quanto ho visto non avete la benzina verde, corretto? Avgas. Quindi non riforniamo, grasse gli Alfa 56. 356 copiato, sei in vista, 27 libera, vento 140 gradi, 3 nodi. Applicazione 27, gli Alfa 56. Ok, mettiamo. Anche andare di full, secondo me. Siamo in paradiso. Fare i papi da una parte che dall'altra, roba seria per non usarli. È questo che rompe le balle, perché qua c'è quella famosa, ah, è carcere, cazzo, è carcere quello lì, ci siamo dentro comunque. Sì beh, fa carino, cosa vuoi che faccia, entro a zuccare. Va bene scivolare, ma bisognava fare una dopo glielo chiediamo comunque questa cosa del se effettivamente è così. Bell'aeroporto! Bravo, ti faccio anche il mattino della vicina del finale. Spettacolo! Lui deve uscire. Golf, qua c'è. Deve uscire. Beh, ma c'è anche quello dopo. Del Fox. Alfa 656 al solo di 04, prima conveniente a destra, dopo Alfa Eco e stand vicino al terminal, riporta il Marshall in vista. Copiato, uscirà il Foxtrot, Alfa Eco e poi col Marshall in vista, il Alfa 656. Marshall, lo vedi? Io ho avuto caldo tutto il volo, dopo c'ho sotto il maglione, mi tolgo sta roba. E qua non è così caldo, eh? È vero? Sì.
Allora, Alfa. Liberato via Foxtrot in via Alfa 656. Zitto. 656 ricevuto, dopo. Era questa lui, da dove è lui? Radio off. Radio off. Andiamo.